Salve amiche ed amici, qui ritorna il vostro capitano Santenchan. Era da molto tempo che non giravo un video come il capitano Santenchan, ma commentando un post del nostro amico, il caro giornalista Marco Travaglio, mi è venuta voglia di girare un video nelle spoglie del capitano Santenchan, perché lui aveva detto: il PD è una nave senza capitano e io voglio esserne il comandante, quindi ancora una volta mi propongo. Lui non mi diede risposta e non solo il PD rimase senza capitano, senza il sottoscritto, ma addirittura come ammiraglio. Non dico per omissione sua, ma visto che io non sono stato il comandante del PD, non sono neanche stato l'ammiraglio del paese Italia. Quello che è diventato capitano del PD è diventato comandante d'Italia. Ma non era quello di cui volevo parlarvi, se no che nella settimana o nelle ultime 2 settimane, perché è da parecchio che non faccio un video, sono successe molte cose. Naturalmente non tutto questo che c'è scritto qua. Io ho l'abitudine di risparmiare carta, quindi scrivo note su note. Notate queste note. Ultimamente sono successe 4 cose, delle quali se ne ha parlato di tre. L'ultima, mi sembra, l'attentato a Nizza, incidente ferroviario a Trani, sparatoria e al Baton Rouge 3 poliziotti morti, 5 feriti, e della quale si è parlato poco o nulla, e a Dallas 5 poliziotti, Dallas, Texas, 5 poliziotti uccisi, Doug Johnson, che ha combattuto nell'esercito nordamericano degli USA in Afghanistan, quindi era un veterano di guerra. Tutto il mondo si è sconvolto per l'orrore dell'attentato a Nizza e la sua modalità di esecuzione. Anche per la banalità dei controlli, perché è passato il tizio dicendo che conduceva un camion di gelati per la festa. Invece ha fatto la festa senza gelati e con armi a bordo. E poi tutta la macelleria che ha lasciato nel luogo, tutti i cadaveri straziati, più di 84. Ma quello che colpisce è che nessuno si ricorda di quando i francesi colonizzavano l'Algeria fino agli anni 60 o 70, fino agli anni 60, e combattevano l'insurgenza, i ribelli, i nazionalisti che volevano l'indipendenza, cortandogli le teste, cortandogli, anzi, prima gli cortavano, gli tagliavano, tagliandogli i genitali, mettendogli lì in bocca, dandogli un sacco di calci e poi tagliandogli la testa. Le atrocità che hanno fatto i francesi per difendere la loro sovranità sull'Algeria, che era considerata territorio francese, come a tutt'oggi la Guyana francese non è uno stato, ma è territorio francese. Quindi non è né una colonia né uno stato vassallo, è proprio territorio di Francia. È come se fosse una provincia. L'Algeria era lo stesso, non un protettorato, non una colonia, ma territorio di Francia. Quindi ammazzavano gli indipendentisti come traditori alla patria.
Certo, ci sono delle foto di legionari francesi che appilavano teste di rivoltosi algerini e si facevano macabre foto come se avessero dei trofei tagliato. Quindi, voglio dire, quelle foto non hanno fatto orrore nella gente, ma adesso purtroppo l'attentato di Nizza sì che orrorizza molte coscienze. Però voglio dire, c'è una certa asimmetria nell'ingiustizia. Quando commettevano atrocità in Algeria e francesi, certo non c'era internet e la coscienza mondiale era diversa. Adesso, chi si ricorda che negli anni 80 o 90 c'erano dei radicali algerini che facevano attentati nei metrò di Francia con delle bombole di gas piene di bulloni o di biglie di acciaio? Ecco. Voglio dire, la storia ha i suoi flussi e riflussi, tutto ciò che va prima o poi ritorna. Quindi voglio dire, l'orrore dell'attentato a Nizza viene non soltanto da gruppi di radicali islamici violenti e terroristi che già preesistevano a lo largo della storia, di rinnegati, ma anche forse dalla violenza che si è esercitato per esempio nel Maghreb e nell'Africa subsahariana. Per dire, cercate colonialismo francese in Algeria e vedete fino a quando hanno combattuto gli algerini nella loro ricerca dell'indipendenza, fino agli anni 50-60. Era lo stesso De Gaulle, il liberatore di Francia e il baluardo della democrazia, che invece in Algeria si comportava come un Hitler, schiacciando la resistenza locale colonizzatrice e antiimperialista, perché Francia, avendo dominio in Algeria, era ancora un impero. Poi l'incidente ferroviario a Trani. Che dire, nulla di più drammatico. Ma è una cosa a cui siamo abituati, come il terremoto in Abruzzo o nella città di San Francesco, in Assisi, in Perugia. Corruzione, tangenti, poi tutto quello va a gravare sui servizi e sui beni di cui dovrebbe usufruire la comunità. Perché pagando le tangenti l'imprenditore presta un cattivo servizio, di conseguenza i treni funzionano male. Io ho letto un titolare in un giornale in internet: scontro di treni a Trani. Bello, ci hanno azzeccato. Non funzionavano molte cose perché innanzitutto non erano installate. È impossibile che si comunichino via fax o via telefono e poi non tutto il tramo ferroviario era coperto da quel servizio cellulare o telegrafico. Ancora nel 2016 la comunicazione fra treni e stazione e fra treni e treni nel sud dipende dal telegrafo, ancora nel 2016. Quando in India il telegrafo, i telegrammi sono stati aboliti anni fa, perché ormai nessuno li usava. Da noi invece nel meridione i treni funzionano ancora con telegrafo. Ci sarà una trenotopoli nel sud? Chi recupererà le vite dei morti? Si faranno lavori ristrutturali? Perché per quanto riguardava la spazzatura, che non è finito il problema dei rifiuti e tutti gli sversamenti clandestini di rifiuti tossici industriali del nord, si è detto che si doveva spendere così tanto denaro che non basterebbe il prodotto interno lordo dell'Italia di 10 anni per un anno di sanamento. Quindi la terra dei veleni, la terra dei fuochi non sarà mai risanata. Adesso c'è la terra dei treni che non funzionano,
che non saranno mai aggiustati. Quanto denaro ci occorre per aggiustare tutto? Se se lo sono già mangiati? Mistero. Si continuano a fare degli aggiusti perché il denaro non basta per tutto, e ti immagini se riusciranno a trovare dei soldi per gli sversamenti cloacali, per la bonifica dei versamenti di rifiuti clandestini e tossici, per rifare le strutture e infrastrutture ferroviarie nel sud. Io ho dei dubbi. Tutto funzionerà sempre peggio. Poi, per quanto riguarda la sparatoria a Baton Rouge, 3 poliziotti morti, 5 feriti, è successo perché a Baton Rouge avevano arrestato un giovane che andava a rubare in un'armeria e aveva confessato che comprava i proiettili per uccidere poliziotti bianchi. Non so se dopo l'attentato in Dallas. Allora le forze dell'ordine si sono messe troppo sull'allerta, e quando ci sono state una serie di manifestazioni pacifiche le hanno represse con eccesso di zelo, cioè con violenza. E allora a quel punto uno squinternato, un povero squinternato, ha preso l'iniziativa e ha sparato sui poliziotti bianchi, uccidendone 3 e ferendone 5. Per gli eccessi di controllo polizieschi e gli eccessivi arresti sui manifestanti pacifici, che manifestavano contro le uccisioni di afroamericani. Poi a Dallas un altro nero ha ucciso 5 poliziotti e feriti non so se 8 o 7. Era un tal Johnson, che aveva combattuto per l'esercito nordamericano degli USA in Afghanistan. Lui naturalmente ha voluto aggiustiziare la morte di altri suoi 3 o 4 afroamericani, uccisi anche ingiustificatamente perché già erano arrestati, quindi era inutile sparargli. Non so se seguendo l'esempio di quello di Baton Rouge, però anche giustificato dal fatto della grande repressione poliziesca o poliziale, che reprimono con violenza le manifestazioni pacifiche di gente che poi va a pregare nelle chiese battiste, principalmente evangeliche, per la pace. Quindi queste manifestazioni alla polizia danno fastidio, soprattutto se sono pacifiche, vanno a bastonare un sacco di gente, le feriscono gravemente e ne arrestano 100, 300 ogni volta. 48 ore di carcere, queste cose qua. E questo dà benzina sul fuoco della ribellione razziale che c'è negli Stati Uniti, perché giustifica a che certi Johnson sparino sui poliziotti dopo, sia per vendicare le morti di altri afroamericani, sia perché la polizia è repressiva con i manifestanti pacifici. Poi va detto anche che molti dei veterani di guerra che ritornano da teatri operazionali come quello dell'Afghanistan, dell'Iraq, della Siria, ritornano con gravi trastorni mentali di adattamento sociale, come fu il caso dei reduci americani del Vietnam, che a tutt'oggi si nascondono in bunker e che uccidono persone o si suicidano, o si suicidano dopo aver fatto delle massacri. Ma negli anni 60, 70, 80, molti reduci dell'Afghanistan, magari invalidi di guerra, o si uccidevano o compivano delle massacri, per il grave trastorno che lascia partecipare ad operazioni di guerra. Come fu il caso anche della Prima Guerra Mondiale, 5 anni di trincea, 5 anni di massacri, 5 anni di mutilazioni, di morti e di gente impazzita o malata di nervi che non lasciava di tremare. E quindi, se si unisce il problema razziale alla facile circolazione
di armamenti che c'è negli Stati Uniti è il loro possesso, perché è legittimato incluso il porto d'armi. Tu puoi uscire con in spalla un bazooka o una mitragliatrice di guerra e lo puoi fare. Infatti questo Johnson circolava con una mitraglietta, la R15 o 12, e lo poteva fare liberamente. In Dallas puoi circolare con un'arma se si unisce. Il razzismo che c'è negli Stati Uniti, la facile circolazione porto d'armi, la violenza poliziale e i traumi dei veterani di guerra, ottieni una miscela socioculturale esplosiva. E allora, non so. Gli Stati Uniti vogliono imporre il loro progetto democratico a tutto il mondo. Ci riusciranno avendo loro delle deficienze in casa? Ho dei miei dubbi. E con questi dubbi il vostro Capitan Santin Chan vi saluta. Speriamo che si possa vincere la corruzione a sud, si possano riparare i tanti danni che la partitocrazia ha fatto, ma ho i miei dubbi. Speriamo che gli Stati Uniti possano risolvere il loro problema razziale, che le persone afroamericane solo nel 75, 1975 hanno potuto vincere l'apartheid. E la polizia militare doveva scortare i giovani studenti all'università perché se no li picchiavano. Poi loro sono riusciti a sconfiggere nel 45 la Germania nazista, il Terzo Reich, che discriminava, ma loro hanno continuato a discriminare e a uccidere afroamericani fino al 75. Vabbè, e anche che la Francia e tutto l'Occidente abbiano meno ingerenze nel mondo islamico, perché se ci dobbiamo soffrire così tanta migrazione, è proprio per tutte le guerre che sono state condotte dal 2001 a oggi, perché se no non avrebbe avanzato tanto l'integralismo islamico. E poi bisogna dirlo a Papa Francesco. Vabbè, è segno di civiltà aiutare i profughi, ma le centinaia di migliaia di poveri italiani in Italia che vivono nei quartieri poveri d'Italia non ricevono, lo stesso aiuto, la stessa assistenza. Non contano nulla. Viene un profugo, gli diamo un tetto, cibo, magari cellulare, di tutto, cure mediche. Vai a Scampia, Secondigliano, il quartiere Zen di Napoli e vedi quanti edifici in sfacelo ci sono e quanti poveri italiani che non ricevono una pensione sufficiente, magari da un affitto clandestino se ne devono andare. Beh, per oggi. Oggi penso che sia tutto. Beh, sono ritornato a casa. Volevo chiudere il video, però faceva freddo fuori. Niente, non che voglia suonare strano quello che voglio dire, ma in Inghilterra dicono Britain first, cioè prima i britannici, non che vogliano escludere gli altri, ma è una cosa logica. Io, se avessi denaro, non fossi disoccupato, darei un sacco di denaro agli altri, ma prima lo darei alla mia famiglia, ai miei parenti, ai miei genitori, ai miei amici. Io
in difficoltà. E poi lo darei a qualcun altro. Noi in Italia ci fanno ragionare in un altro modo. Prima lo diamo a degli sconosciuti, poi a quelli che vengono a vivere da noi, poi a parte che lo diamo ai politici e per ultimo ce lo spendiamo per noi. Infatti così non abbiamo neanche i soldi fra la corruzione e il denaro che si dà agli altri per sistemare i treni a Trani. Quindi Papa Francesco parla bene quando dice che è nella tradizione giudeo-cristiana aiutare l'altro, dargli ospitalità. E poi c'è quella canzone "Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più". Ma qua di amici ne vengono più di 1000 al giorno. Posto al tavola non ce n'è perché c'è molta disoccupazione. E chi va a dare un posto a tavola? E chi tratta come amici a tutti i disoccupati italiani che sono in aumento pure nel centro e nel nord, non solo nel sud? Ma avete visto i quartieri carenziati di Napoli? Io ho visto dei documentari dove ci sono degli interi complessi di condomini in sfacelo, tipo quello Zen, mi sembra, a forma di barca, no? E gli edifici a forma di barca, di vela o non so che. Lì vendono, spacciano la droga a cielo aperto, in banchi. Appena viene la polizia, sfumano tutti. Vanno a fare un arresto, i vicini buttano i sanitari dalle finestre, perché i capi mafia danno ad ogni inquilino che affitta per giunta in nero, perché sono edifici abbandonati, dà dei soldi per tenere in cassa droghe, armi o vai a sapere che cosa, refurtiva rubata. La povertà è una cosa, e in Italia ce n'è tanta purtroppo, ma la miseria è un'altra. E già non dico come la povertà stare sul livello della sopravvivenza, ma stare di molte linee sotto il livello della sopravvivenza. Quella è la miseria. La povertà è riuscire a sopravvivere. La miseria è non proprio non riuscire a sopravvivere. E soprattutto, come si dimostra in molte città d'Italia, anche del nord, la miseria è l'assenza di Stato. Una volta si avrebbe detto: Dio di qua non è passato. Adesso si dice: lo Stato di qua non passa. Quindi assenza di Stato, miseria estrema, povertà senza rimedio, ignoranza, perché lo Stato non riesce a educare, non riesce a scolarizzare, non riesce a dare lavoro, fanno che ci sia un degrado esistenziale, oltre che materiale, assoluto in molte regioni d'Italia. A quella gente non gli si dà nulla, non gli si dà rifugio, non gli si dà mangiare. Se non riescono a pagare l'affitto, si ritrovano in mezzo alla strada. Ci si dovrebbe scoppiare un caso baraccopoli in Italia. Quanta gente lavoratrice, quanti lavoratori italiani, perché perdono l'impiego o ce l'hanno in nero, non riescono a pagare un buon affitto, devono andare in qualche edificio abbandonato oppure sotto un ponte, o in edifici fatiscenti affittati chissà quanto a camera. Non riescono a mangiare, a nutrirsi bene, eppure il Made in Italy è il migliore cibo del mondo. E questo è un paradosso: produciamo cibo per venderlo fuori, si vende in grandi quantità, eppure a casa nostra in Italia c'è gente che muore di fame e lavora nei campi. È incredibile lo sfruttamento delle corporazioni, degli ipermercati su prodotti agroalimentari. Nessuno risolve tutte queste cose. Quindi farò un prossimo video su tutto questo, che si fa bene a predicare bene e poi si razzola male. Se è vero che bisogna aiutare tutti, non bisogna aiutare soltanto tutti quelli che cercano rifugio in Italia, ma bisogna anche iniziare a aiutare gli italiani. Perché sono gli italiani che possono alzare il paese, rifarlo, ridargli la gloria del passato, e poi con più ricchezza potremo ospitare più persone. Ma se non si inizia a aiutare gli italiani che se ne vanno all'estero per trovare un posto come cameriere, poi ci ritroveremo pieni di rifugiati
che non riescono a lavorare di niente e che dovranno avere un sussidio al mese. E tutto questo lo vuole tanto la partitocrazia burocratica, che così si guadagnano dei voti extra, perché vogliono dare la cittadinanza ai figli degli immigrati, agli immigrati che vengono clandestinamente, così qualcuno li vota, perché gli italiani non li votano più e li voteranno per avere dei sussidi. E poi anche la Chiesa, che vive ricevendo donazioni per i poveri. Dicono che di ogni 100 euro che va alle istituzioni ecclesiastiche, solo un euro va ai poveri, perché ci sono strutture ed infrastrutture che devono funzionare per distribuire le ricchezze raccolte. Quindi alla fine, per problemi tecnici, non arriva tutto il denaro donato, che noi in Italia doniamo molto denaro, soprattutto con i messaggini, gli SMS, eccetera. E quindi alla fine tutti questi migranti convengono a chi di aiuto agli immigranti vive. Sarebbe come dire che senza incendi non ci sarebbero vigili del fuoco. Però io sono dell'idea che prima si debba dare lavoro, cibo, istruzione, casa e assistenza medica agli italiani. È chiaro che anche agli stranieri. Io non dico di no, ma che molti italiani non ne ricevano, perché tutte le risorse sono destinate, almeno in teoria, che poi si è visto con la mafia capitolina, la mafia romana, come la mafia e i politici ci mangiassero sopra l'aiuto agli extracomunitari, in teoria va tutto agli extracomunitari. Invece no, fra chiese, mafie e altre cose, un affitto che sulla carta sta a 300 euro di un appartamento per una famiglia di rifugiati, magari in pratica arriva a costare 1000 euro. Allora, su quest'ultimo tema, che non c'entrava niente su quelli proposti, per quello il titolo del video sarà generico, poi anche perché se io mi metto a parlare di cose troppo specifiche nel titolo o nelle immagini, YouTube mi toglie la monetizzazione. Voglio vedere invece se parlando in termini colloquiali un po' di tutto, considera YouTube di tagliare la monetizzazione lo stesso. Io comunque sentivo di dire le cose che ho detto. Un saluto ancora una volta a Marco Travaglio, che lo seguo sempre. Non lo seguo nel Fatto Quotidiano, che ogni tanto leggo in internet, leggo quello che si può leggere, ma mi piacciono di più i suoi video, perché io l'ho seguito fin da quando leggeva le letterine nei programmi di Santoro, oppure discuteva, perché non sempre in tutti i programmi leggeva le letterine, ma mi piaceva l'aneddota della letterina. Quindi io l'ho seguito da sempre nella Rai. Poi, quando non lo hanno trasmesso più nella Rai, succede che una cosa è guardare nella tele 3 ore di programmi, una cosa è stare nel computer. Quindi adesso ci sono per la 7 delle registrazioni degli interi programmi di 3 o 4 ore, dove parla Travaglio molto tempo. Io invece molte volte seguo dei video di 30-40 minuti di Travaglio, molte volte registrati dalla redazione del Fatto Quotidiano. Quindi, caro Travaglio, io ti seguo, non compro il Fatto Quotidiano, ma ti seguo nei video che fai, anche nelle conferenze in piazza che hai fatto, dei dialoghi su determinati temi in una piazza, no? Io cerco di vedere quanti più video tu fai, quindi io ti seguo dai video. Mi piace sentire il tuo pensiero dalla tua viva voce. Credo che tu, come ogni altro pensatore, ti esprimi meglio in video, così come modestamente mi esprimo meglio io in video, e che lo scritto nel tuo caso uccide la parola. Cioè, è meglio, per conoscere il tuo pensiero, guardare i tuoi video. Io la penso così, e penso che in molti la pensiamo così, visto che i tuoi video sono molto visti, non soltanto i video che carichi tu nei tuoi canali, ma addirittura in molti scaricano i tuoi video
e li ricaricano in altri siti, per esempio YouTube, o perché vogliono divulgare il tuo pensiero o perché pensano di avere molte visioni. Comunque, i tuoi video sono tantissime volte visti, ne hai fatti tanti, quindi avrai molte visioni e penso che ti vada bene anche con i video. Quindi puoi farne anche qualcuno per Facebook. Io ti seguo anche in Facebook. Allora, tanti tanti saluti a tutte e tutti voi dal vostro capitano Sant'Enchan, che ha deposto l'uniforme perché è ritornato a casa. E niente, io ancora mi continuo a proporre come capitano del PD, perché Marco Travaglio cercava un comandante per la nave del PD che non aveva nocchiere e andava alla deriva, ma sembra che non è tanto interessato a questo. E per omissione ha fatto che Renzi sia il nocchiere della nave del PD. Io già avevo girato dei video al rispetto come capitano Sant'Enchan. E adesso purtroppo vi beccate l'ammiraglio Renzi d'Italia. Se magari tu, caro Marco Travaglio, cambi d'idea, nominami subito, ex facto, capitano del PD, che io sarò il comandante d'Italia. Ciao, arrivederci e alla prossima.